senti, mi parla un attimo del tema della terza ondata, no? Perché quando lei diceva che c'era la terza ondata che sarebbe arrivata, dicevo non può che era una Cassandra, insomma, se ne porterò appresso questa cosa, che lei era uno di quelli un po', no, che prediceva sventure. E poi, ahimè, ecco, sottolineo, ahimè, le sventure si avverano e quindi Crisanti riprende ad essere un punto di riferimento. Senta, mi sono imposto di non fare più nessuna predizione, va bene, quindi questo lo dico subito. Ah, benissimo, ok, perché ha paura che ormai si autoavverano le sue profezie, quindi sta zitto. Sì, esatto, quindi non faccio più nessuna predizione. Guardi, ma questa terza ondata, secondo me, è il risultato del fatto che non è stata tempestivamente bloccata la seconda. Se avessimo sfruttato bene il mese di dicembre e fatto un lockdown più serio, forse saremmo usciti dalla fine di dicembre con pochi casi e sicuramente avremmo impedito alla variante inglese di diffondersi. Il fatto che la variante inglese è cominciata a diffondersi tra dicembre e gli inizi di gennaio. Noi avevamo l'opportunità per bloccarla, ma guardi, io non capisco come ci si fa a illudere che una variante che ha una capacità infettiva estremamente elevata, che ha messo in ginocchio l'Inghilterra, che ha messo in ginocchio Israele, che ha praticamente spazzato via il sistema sanitario del Portogallo, non arrivasse in Italia. Io questo non lo capisco, come mi permetta, politici e anche coloro che li consigliano non abbiano messo in guardia di fronte a una situazione del genere. Scusi, le posso fare una domanda forse un po' a terra terra, però mi crede quella che hanno in testa tutti gli italiani. Ci hanno detto a Natale rimanete chiusi, così poi a Pasqua, vi divertite, mangiate la colomba. Adesso ci chiudono a Pasqua perché ci dicono così poi almeno l'estate ve la godete. Lei ci crede, nel senso che io... Ah, no, ma guardi, ma mi scusi un attimo, ma perché a Natale lei considera che quelle sono state misure serie? Ma me l'ha fatta vedere lei tutti gli assembramenti, si ricorda? Sì, le folle che assaltavano le strade, i negozi, ma che quella era se erano le misure di distanziamento? Ma li abbiamo incoraggiati a uscire, gli abbiamo dato anche il cashback, gli abbiamo dato anche la lotteria dello scontrino. È chiaro che le persone si sono nelle vacanze di Natale si sono praticamente tutti precipitati a fare shopping. Ora non dico che questa sia una cosa sbagliata, però sicuramente non ha aiutato il controllo dell'epidemia. E ora a questo giro ci crede di più? È stata una pezza calda questa che è stata fatta a Natale, mi permetta, dal punto di vista epidemiologico è stata una pezza calda. Una pezza calda. Adesso invece è una toppa, è quello che ci voleva. Ma guardi, sicuramente, guardi, io penso che stavolta forse l'hanno preso un po' più sul serio e tutta una serie sia di categorie che di movimenti politici che inseguivano demagogicamente queste categorie perlomeno non le sentiamo più. E questo tutto sommato è un bene. Senta, mi scusi, e accendi...